Sulla carenza di organico le posso dire che nella prima finanziaria del governo Meloni, pur in un contesto di sangue, guerra finanziaria e con una guerra vera alle porte dell'Europa che ci ha imposto di dirottare buona parte delle risorse per consentire a famiglie e imprese di galleggiare, abbiamo provveduto alla 1000 extra assunzioni di agenti della polizia penitenziaria che impatteranno anche sulle piante organiche. Nel frattempo 1479 agenti del 181esimo corso atterreranno negli istituti penitenziari a brevissimo perché è terminato il corso. Abbiamo già fatto un altro corso per 1758 allievi, ho bandito un extra corso per 1500 allievi, faremo lo scorrimento delle graduatorie per 250 allievi e quindi la risposta sulla carenza di organico, ovviamente poi con la necessità di fare i corsi di formazione, però si deve pur sempre cominciare, è quella di 1.500 più 1.758 più 1.479 che atterrano più le 1.000 extra assunzioni. Mi pare una buona risposta in 4 mesi. Quindi il problema avrà nuovi agenti di polizia penitenziaria? Certamente, fra quelli del 181esimo corso atterreranno anche a Teramo, 1479, così come 1758, così come 1500 di estracorso, anche perché Teramo soffre una particolare carenza di organico in uno con il sovraffollamento determinato anche da un'incidenza alta della popolazione straniera per la quale prevediamo la possibilità che scontino la pena nei paesi di provenienza. E problema sicurezza, il carcere di Castrogno ha anche un reparto dove ci sono detenuti con problemi psichiatrici e si verificano spesso anche degli incidenti. Stiamo lavorando con tutte le regioni d'Italia, quindi anche con la regione Abruzzo, sulle REMS. Gli ospedali psichiatrici giudiziari erano un buco nero della coscienza di noi italiani ed era giusto chiuderli. Non era giusto chiuderli per sbattere quei poveri psichiatrici all'interno degli istituti penitenziari, flagellando la vita agli psichiatrici, flagellando agli altri detenuti, flagellandolo agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria. Non ci sfugge che molto spesso laddove ci sono circuiti detentivi di alta sicurezza o legati al 41 bis, lo psichiatrico a volte diventa anche la miccia in mano alla criminalità organizzata. A breve faremo una conferenza Stato-Regioni, peraltro mi pare già annunciata dal Ministro Schillaci della Sanità con le Regioni sul tema delle REMS, perché è un tema che noi dobbiamo affrontare e risolvere, lo dobbiamo agli psichiatrici, lo dobbiamo per la sicurezza degli istituti e lo dobbiamo per quel che riguarda Andrea Del Mastro, in particolar modo agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria.